Benvenuti alla 64esima puntata di Pillole da Montecitorio. Ci riferiamo alla settimana che va da lunedì 14 luglio a venerdì 18 luglio. Lunedì la discussione generale su molti provvedimenti, intanto le mozioni sulle adozioni internazionali, poi quella sulle mozioni per le progressioni di carriera e automatismi retributivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Quindi la discussione generale del testo unificato dei progetti di legge e disposizioni in materia di attribuzione del coniuge ai figli, la discussione generale sul disegno di legge di ratifica dell'accordo di cooperazione con il governo della Repubblica del Niger in materia sempre di sicurezza e ancora per finire la discussione generale della proposta di legge dell'istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno. Martedì 15 luglio, la mattina come di consueto, il tempo dedicato alle interrogazioni e interpellanze e poi il seguito della discussione delle mozioni sulle adozioni internazionali con le dichiarazioni di voto finale e il voto finale. C'è stata poi il seguito della discussione e l'approvazione del testo unificato delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di agricoltura sociale. Mercoledì 16 luglio è proseguita la discussione, si sono votate le mozioni sulle progressioni di carriera e automatismi retributivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Quindi si è passati al seguito dell'esame del testo unificato dei progetti di legge sulle disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, sono stati esaminati gli articoli dall'1 al 4 e poi si è deciso di rinviare ad altra seduta, ci sono stati molti problemi nella discussione, il provvedimento. Si è passati quindi al seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge di ratifica dell'accordo di cooperazione con il governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza e alle 15 come di consueto il question time. Nel pomeriggio abbiamo fatto la discussione generale sul disegno di legge che disciplina la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e poi abbiamo concluso la giornata di mercoledì con la discussione e l'approvazione della proposta di legge dell'istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno. Giovedì c'è stata nella mattinata alle 9 l'informativa urgente del governo con il ministro Padoan sul rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e alla crescita alla luce delle raccomandazioni agli Stati membri dell'Unione Europea approvate l'8 luglio 2014 dal Consiglio dell'Ecofin e poi si è andati avanti per tutto il giorno con l'esame degli articoli, degli emendamenti al provvedimento sulla cooperazione internazionale e si è arrivati al voto finale. Nella giornata di venerdì, come di consueto, vi è stato lo spazio per le interpellanze urgenti. Questo è il quadro degli appuntamenti di questa settimana. Ovviamente vi rimando alla puntata 65 di Pillole da Montecitorio per quello che accadrà nella prossima settimana. Per ora è tutto e vi auguro un buon fine settimana.